benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano ovviamente la lotta alla violenza sulle donne con un'iniziativa proprio nell'aula di Palazzo del Pegaso in memoria anche dell'ultima vittima purtroppo della violenza degli uomini, ovvero Giulia Cecchettin. Vediamo. Un paio di scarpe rosse posizionate al centro dell'aula di Palazzo del Pegaso per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È l'iniziativa voluta dal Consiglio regionale come gesto simbolico per tutte le vittime di femminicidio. L'Assemblea toscana ha anche osservato un minuto di rumore, come chiesto dalla sorella della vittima, in memoria di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa recentemente dall'ex fidanzato. I consiglieri si sono così alzati in piedi, battendo sul tavolo e facendo un lungo applauso. In Consiglio regionale si è discusso anche di provvedimenti importanti riguardanti l'attuale legislatura, come la terza variazione di bilancio che ha ricevuto l'approvazione a maggioranza nell'aula di Palazzo del Pegaso, ma non sono mancate le polemiche da parte delle opposizioni. Vale circa 32 milioni la terza variazione di bilancio della Regione, che prevede tra le altre cose 12 milioni e mezzo da destinare alla cultura e il rinvio della cessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana al 30 aprile 2024. Il pacchetto dei provvedimenti finanziari è stato illustrato nell'aula di Palazzo del Pegaso dal presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Da una parte, come spesso accade con le variazioni di bilancio, soprattutto con la terza variazione di bilancio, si interviene nel settore della cultura, con uno stanziamento importante che traguarda gli 8 milioni di euro per il settore dello spettacolo, ma non mancano anche importanti risorse che sono destinate ad eventi culturali del nostro territorio regionale come il Carnevale di Viareggio, il Festival Pucciniano. Si conferma anche il contributo di 1.100.000 euro per il Teatro del Maggio Fiorentino. Ci sono poi risorse significative che sono destinate alla scuola. In particolar modo 500.000 euro vanno ad integrare le risorse per il diritto allo studio e sono 600.000 euro i contributi che vengono destinati alle scuole materne non statali. Ci sono poi tutta una serie di misure particolari che riguardano i singoli territori della Toscana e che vanno a sostegno di comuni ed altri enti locali per interventi che vanno dalla messa in sicurezza del territorio all'edilizia scolastica fino ad arrivare ad alcuni interventi puntuali inerenti l'edilizia sanitaria. A tutto ciò si deve aggiungere anche uno stanziamento di 10 milioni di euro che va ad alleggerire il fondo sanitario secondo le indicazioni della Corte dei Conti. Ancora una volta, anziché per garantire le prestazioni sanitarie essenziali, i famosi LEA, i soldi del governo vengono utilizzati per ripianare i debiti che la Regione Toscana ha fatto nel passato. Ci sono altri 37 milioni di euro che vengono distratti dal Fondo Sanitario Nazionale e anziché utilizzati per le liste d'attesa, per tutte quelle che sono le prestazioni sanitarie essenziali, così come definite dalla legge, quei soldi per 37 milioni vengono utilizzati per pagare i mutui che sono stati contratti nel passato. Quei soldi erano arrivati fino a 86 milioni di euro l'anno e piano piano sono ridotti, ma ce ne sono ancora 37. La Corte dei Conti, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, ha dichiarato questa prassi illegittima e la Regione Toscana continua a perpetrare una prassi illegittima a danno evidentemente dei cittadini. Questo è quello che accade nella Regione Toscana. Io farò ricorso al Collegio di Garanzia Regionale, sono convinto che l'emendamento, che i due ordini del giorno potevano essere accolti e quindi prendo atto che la maggioranza non vuole discutere di un tema per noi fondamentale. Dove andrà l'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale? Abbiamo un tesoretto da 1.700.000 euro, per Forza Italia
unica forza politica ha sostenuto questa tesi in Consiglio regionale, quell'avanzo di amministrazione deve andare completamente alle famiglie, alle imprese, a coloro che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 2 di novembre. È stato per la nostra regione un disastro, un tessuto economico in crisi, 4 miliardi di danni, ancora molte famiglie fuori casa, ci sono famiglie che non hanno più niente. Noi diciamo quel tesoretto lì deve andare agli alluvionati. Il centro-sinistra ci continua a dire no, di quel tesoretto lì soltanto 1 milione e 200 deve andare agli alluvionati e 400 mila euro devono andare per la ricorrenza degli 80 anni della liberazione dal nazifascismo. Vero che dobbiamo assolutamente ricordare le stragi nazifasciste dando adeguate risorse, ma oggi ci viene nel cuore l'esigenza della priorità delle spese per gli alluvionati. Quello che ha subito la regione toscana merita una risposta immediata. Quindi per il momento ci siamo collocati in una posizione di attesa per vedere cosa concretamente si potrà fare nelle prossime settimane negli uffici di presidenza. Dobbiamo trovare una soluzione che possa davvero tenere conto delle varie esigenze. E questo è successo in Consiglio regionale, ma oggi è soltanto una tappa di un percorso che dovrà essere compiuto nelle prossime settimane. La polemica di oggi è solamente strumentale, noi dobbiamo solamente allocare le risorse e spenderle in conto capitale o in parte corrente. La decisione avverrà con una legge che deve avvenire nelle prossime settimane ed è evidente che le risorse verranno destinate a favore di quelle popolazioni e soprattutto dei comuni. Noi abbiamo una competenza specifica, possiamo relazionarci con i comuni, saranno loro poi a definire come utilizzare quelle risorse. Quello che noi e la Toscana in particolar modo deve chiedere è il governo di non rinviare più le risorse, di inviarle in Toscana. I danni sono altissimi, si parla di miliardi, non più di milioni, e come tale il governo non può voltarsi dall'altra parte, ma deve assumersi le proprie responsabilità. La Toscana, per quello che può, Consiglio regionale e Giunta regionale, lo sta facendo. Purtroppo la gestione della variazione del bilancio del Consiglio regionale, e si è visto anche dal dibattito e dalla discussione aspra che c'è stato, è sempre più una spartizione di quote, di cifre che avviene fra presenti all'ufficio di presidenza, dove sono presenti tutti, persino il monocellulare Forza Italia, tranne il Movimento 5 Stelle, che da 10 anni viene tenuto sia dalla maggioranza che dalle opposizioni fuori dall'ufficio di presidenza, dove avvengono anche queste spartizioni. La nostra contrarietà quindi sta fondamentalmente in questo merito. Saremo ben contenti di votare a favore se troveranno il modo di mandare interamente quel denaro ai colpiti dall'alluvione. E nell'aula di Palazzo del Pegaso è avvenuta nelle scorse ore anche la procedura di insediamento del nuovo Parlamento degli studenti, con anche l'elezione della nuova presidente. Vediamo. L'attività del Parlamento regionale degli studenti ha ripreso ufficialmente il via con la seduta di insediamento in Palazzo del Pegaso, in cui i rappresentanti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana hanno eletto un nuovo presidente. Sono molto contenta della legislatura che abbiamo iniziato quest'anno, ho visto dei nuovi parlamentari molto attivi, sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti, perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo, una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana. Quindi speriamo di realizzare tanti progetti, magari delle proposte di legge, degli eventi che riescano a rappresentare appieno e a riflettere quei valori che sono cari agli studenti che noi rappresentiamo. L'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere, è stato proprio un indirizzamento di vita, una bellissima palestra di democrazia e dialogo. Non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova presidente, Sofia Canovaro, della quale provo un grande affetto, soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me. Il Parlamento regionale degli studenti resta in carica 2 anni ed è composto da 60 membri, di cui 50 eletti dalla popolazione studentesca degli istituti e 10 nominati dalle consulte provinciali degli studenti. Ha il compito di elaborare proposte, rapporti e relazioni da presentare ai decisori politici su temi di interesse e di attualità del mondo giovanile,
In particolare può formulare proposte all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta toscana, oltre ad osservazioni sugli atti all'esame dell'Assemblea legislativa concernenti i giovani e il mondo della scuola. Durante il mio intervento in aula ho chiesto alle ragazze e ragazzi di non essere mai indifferenti, di non voltarsi mai dall'altra parte, di ascoltare sempre le posizioni che sembrano più lontane da noi, perché in ogni intervento ci si può trovare qualcosa di importante che può migliorarci e può migliorare la Toscana del futuro. Il Parlamento degli studenti per me è un luogo importante all'interno della democrazia della nostra regione, è un luogo con cui si può leggere il mondo dagli occhi di una generazione nuova. A loro il compito di scrivere la Toscana del domani, ma anche di darci consigli, suggerimenti su quello che sta accadendo oggi. In questi anni ho avuto la possibilità di incontrare tante studentesse e tanti studenti. Consentitemi di ringraziare anche la past president Maria Vittoria per il lavoro importante che ha portato avanti in questi anni. Davvero in quel luogo c'è la bellezza della nostra regione. Allora un grande in bocca al lupo, un buon inizio, un buon cammino. E chiudiamo con il premio Toscana in Spot del Corecom, i cui riconoscimenti sono stati assegnati proprio in Consiglio regionale. Il tema del contrasto alle dipendenze in rete, dai social network ai videogiochi, è stato al centro del progetto Toscana in Spot 2023, promosso dal Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. La cerimonia di premiazione dei tre migliori lavori realizzati da autori e videomaker è stata ospitata in Palazzo del Pegaso. È una valorizzazione di un lavoro ormai decennale. Anche quest'anno sono arrivati tanti video un po' da tutta la Toscana, soprattutto di ragazze e ragazzi che appunto si sono cimentati su questo argomento che avevamo messo in evidenza, che era quello appunto delle indipendenze digitali. In questo senso per noi è un tema centrale per quanto riguarda il Corecom, perché il tema di sensibilizzare le nuove generazioni non solo su questo tema e su questi strumenti, su queste competenze, è un elemento importante di valore, di mission generale del Corecom. Proprio in questa chiave andremo il 4 dicembre a organizzare il primo Patentino Day in Toscana all'Istituto degli Innocenti, dove metteremo in rete, metteremo insieme tutte le esperienze che abbiamo portato avanti nelle scuole medie a Toscana proprio in questa chiave, per rendere sempre più possibile un accesso, una padronanza e un navigare in modo sereno, sicuro e consapevole all'interno della rete e dei social. A vincere la 10ª edizione del premio Toscana in Spot è stato Offline, il videoclip realizzato da Chiara Rossi, 21enne di Cortona, che si è distinta per la regia cinematografica particolarmente interessante, l'efficacia del messaggio veicolato e il contrasto tra la costrizione del consumo digitale e la libertà della vita offline. Con la mia attrice abbiamo realizzato questo spot dove lei praticamente si trova appunto tutti i giorni a casa che sta con il telefono, e a un certo punto improvvisamente si ritrova in un luogo totalmente desolato, e diciamo che appunto il messaggio è quello di guardarsi intorno ed evitare di stare sempre al telefono, perché appunto poi dopo ci perdiamo quello che succede intorno a noi. Questi dunque erano tutti i principali argomenti trattati dall'Assemblea Toscana nel corso delle ultime sedute. L'appuntamento con la voce del Consiglio è ovviamente per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.